Sì, nuovo, un'esperienza che ho voluto fortemente fare per respirare il clima internazionale. Devo dire che finora mi sono trovato abbastanza bene. Mancava, mi sembra, nel curriculum la guida nazionale. Cosa c'è di differente rispetto a guida all'Italia? Innanzitutto ritiri molto lunghi, quindi la difficoltà comunque di creare sempre interesse giorno dopo giorno per quello che si fa, per gli obiettivi per cui si lavora, e poi gestire un po' i viaggi, perché ovviamente per giocare bisogna viaggiare molto. Senti, non vi è capitato sicuramente un girone facile di questo europeo, come vedi i tuoi avversari? Beh, un girone sicuramente non facile, anzi credo che sia il più forte di tutti i gironi. Vedo le mie avversarie molto preparate. Serbia e la Russia sicuramente giocheranno per provare a vincere questo europeo. Noi abbiamo la possibilità, secondo me, di giocarcela alla pari con la Finlandia. Cercheremo di trarre il meglio possibile da tutte le partite che faremo. Ultima cosa, come definiresti la tua squadra? Qual è la sua caratteristica migliore? Beh, in questo momento la mia squadra le ha prese con un ricambio generazionale, quindi la caratteristica peggiore è l'inesperienza e la caratteristica migliore è l'inesperienza, nel senso che siamo qua per far fare esperienza a qualche giocatore giovane, e l'abbiamo avvicendato con qualche giocatore invece più esperto, che possano trasmettere quello che nel bagaglio hanno. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.